E cominciamo con la prima domanda. Quando e perché vi siete avvicinati alle tematiche del cambiamento climatico e alle tematiche ambientali in genere? Ovviamente il tema ambientale ci è sempre interessato a livello personale. E quello del cambiamento climatico, l'urgenza ovviamente l'abbiamo più colta negli ultimi anni, quello che è diventato poi però una necessità espositiva, un'urgenza espositiva è proprio degli ultimi anni, perché ma in realtà tra di noi, no? Spesso si parlava di questa cosa, però avete visto cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo, e anche il Greta Thunberg, o il fatto che nonostante le cose che i problemi che lei esponesse fossero dal nostro punto di vista ovvi, leggevamo invece di persone che dicevano che la criticavano, che la contestavano. Tutta questa cosa qua ci ha fatto ribollire dentro, abbiamo detto dobbiamo parlarne, non possiamo più solo parlarne tra di noi, ma dobbiamo fare uno step successivo. Quindi è diventata un'urgenza espressiva di quel tipo lì. Quindi credo due o tre anni fa, ha fatto questo salto di qualità. Beh, mi ricollego in particolare a questa risposta chiedendo in che modo la musica e l'arte più in generale per voi possono districare la nostra percezione del cambiamento climatico. Allora, chiaramente tutto ciò che è artistico si porta con sé una catarsi emotiva che probabilmente è una delle poche, è uno dei pochi strumenti con cui si possa superare, diciamo così, il pregiudizio razionale. Quindi laddove esistono dei forti muri di contrapposizione tra narrazioni, contronarrazioni, anche tra ipotesi, uno dei modi per riaprire un tavolo di confronto è quello di intervenire artisticamente con degli elementi che possano emotivamente rompere questo stato di fissità. Quindi da questo punto di vista noi cerchiamo di svolgere il nostro lavoro, anche la nostra visione, aiutando proprio a rompere questo tipo di frattura. E invece a proposito del progetto, il progetto appunto si allontana dalle zone urbane per invece avvicinarsi a quelle rurali. E come mai questa scelta? Puoi rispondere, Davide? No, vai. Questa è una domanda abbastanza decisiva. Sì. Perché i prototipi che in questi ultimi 30 anni sono stati costruiti, al di là di ogni sospetto, fuori da ogni lente di ingrandimento, fuori proprio anche dalle grandi comunicazioni, progetti e prototipi che in realtà sono stati costruiti proprio seguendo dei modelli e delle idee, delle visioni sostenibili, e quindi anche fuori dall'ottica emergenziale in cui oggi ci troviamo a dibattere su questo tema, ma seguendo proprio una visione, quindi un processo lento, ben costruito, ponderato, sono proprio fuori dall'area urbana. Nel caso specifico della provincia di Cuneo, i luoghi che abbiamo scelto, Ostana, il birrificio agricolo Baladena Piozzo e la borgata Paraloop, sono proprio tre realtà che hanno costruito tre prototipi a livello architettonico, di inclusione sociale e di imprenditoria, esattamente di questo tipo, che hanno proprio mantenuto fede al patto col proprio territorio e sono stati capaci di costruire delle esperienze straordinarie da questo punto di vista. E ci sono decine, per non dire centinaia, di queste realtà disseminate in tutto il territorio nazionale, che noi adesso, non dico una a una, però insomma vogliamo, diciamo così, vogliamo connettere in questo network di collaborazione. E proprio perché esiste questo tipo di spinta e di visione. E invece, citando il vostro brano La Fuga, cito testualmente, cosa c'entro e se c'entro in che misura sono colpevole? Ecco, quanta responsabilità ha ciascuno di noi nella lotta al cambiamento climatico? Come diceva Riccardo, noi abbiamo iniziato questo progetto per un'esigenza nostra, e l'esigenza nostra è un'esigenza del singolo, quindi quello che noi stiamo cercando di fare con questo progetto non è tanto cambiare quello che sarà il tutto quello che sarà il futuro, quindi gli sviluppi del cambiamento climatico, ma è quello di generare
coscienza all'interno delle persone. Riallacciandomi alla risposta di Lagash, l'arte e la cultura sono quegli elementi che potranno essere decisivi nella presa di coscienza delle persone, quindi dal singolo alla pluralità. Quindi in che misura sono colpevole è questa presa di coscienza di cercare di dire ok, io sono un singolo, ma cosa posso fare per arrivare a cambiare? Se tutti cambiano, quindi se parti dal singolo, è un discorso che può sembrare molto basico e banale, però in realtà credo che l'unica salvezza che ha il pianeta è questa, cioè che il singolo prenda coscienza per arrivare a spingere i grandi sistemi a dover cambiare. Ok, mille. Abbiamo finito, vi ringraziamo per la disponibilità. Grazie, bellezza.